Signori, bentornati in un nuovo episodio di Ark. Signori, nell'ultimo episodio abbiamo costruito la nostra fantastica casetta. Guardate qua, io ho migliorato qualcosina, ho messo una piantina qua all'armadio, qua ho separato, c'ha il suo perché, un pochino l'ho arredata. Ho messo il lettino, questo alla fine l'abbiamo messo qui. Abbiamo creato appunto dei semi e sono riuscito a fare un pochino una piccola coltivazione provvisoria, solo che manca la merda. E ho visto che questa mod è piena zeppa di oggetti, forse stra OP, forse stra utili, non lo so con certezza, so soltanto che c'è talmente tanta roba che dobbiamo andarci piano piano. Io, mettendo l'esperienza diciamo abbastanza veloce, forse per 5 sono già al 70, quindi sbloccandomi le cose tutte in fretta, diciamo non ho avuto molto tempo di osservarle o comunque capirle, però c'è troppa roba, raga, veramente troppa roba. Allora, intanto mi crafto una balestra, così buttiamo il nostro arco di merda, rimuoviamo la freccia e ci equipaggiamo la nostra balestra. Perfetto, perché ho raccolto pure un po' di ferro, non tanto, però qualcosina l'ho raccolta. E dovremmo avere pure qualche narcotico, tipo 16. Bene, ci facciamo le 16 frecce narcotiche. Per questo episodio andiamo a caccia di qualche animale utile all'inizio, tipo un parasauro. Sarebbe figo prendere anche un raptor. Non lo so, abbiamo 16 frecce. Io comincerei dal parasauro, così col parasauro raccogliamo le bacche. E con le bacche, oltre a farci due semi per le coltivazioni, ci riusciamo a fare anche dei narcotici. Allora, io controllerei per di qui questa zona qui, che dovrebbe essere in teoria piena di animali. Mentre è strano, perché di solito in spiaggia da qualche parte qui dovrebbero vedersi, invece stavolta i parasauri se la sono fatta intappare. Andiamo, intanto uccidiamo un dodo e ci dà 70 di pelle. Ovviamente io ho il bonus delle risorse per 3. Guarda che bella colorazione, 135 vimbacca. No, questo lo dobbiamo prendere per forza, raga, eh? Qua c'è poco da fare. Vimbacca, prendiamo subito. Poi andiamo in quella luce rossa che in teoria dovremmo poterla aprire. Facciamoci la vimbacca. Ah, subito così. Oddio, lo chiameremo... no, scegliete voi il nome per questo animale incredibile. Che a livello 202, raga, questo è veramente utilissimo per l'inizio. Ma veramente, ma questo qui, questo è assurdo, raga. Aver preso lui di questa colorazione, di questo livello, è fantastico. Qua abbiamo proprio sculato. Guardate che bella pure sta tartaruga, guarda che colori. Ah, devo andare in quella luce rossa il prima possibile. Eccolo il parasauro, parasauro della vite. Adesso ti controllo, prima quando vado alla luce, prima che sparisca. Che è un triceratopo. Che lo sa, con un po' di culo, raga, in questa luce potrei trovare tipo una balestra ascendente. Tipo, ci salverebbe la vita, raga. Nelle fasi iniziali veramente ci salva il culo una roba del genere. Allora, ci mettiamo un punto sul danno e mi equipaggio le frecce narcotiche. Così andiamo a prenderci sto parasauro. 55. Ah, ho spartato soltanto una freccia. Madonna. Oddio, è ancora vivo. Dio, guarda lì come schivo il colpo e lo colpisco pure senza un minimo di rispetto. Guarda lì. Dove cazzo era? C'era un parasauro. Eccolo. Ti prego, fa che sia di livello buono. Dimmi che sei livello alto. Ma perché tutti gli animali che mi servono sono livello basso? Solo per la pelle. Ti ammazzo. 216 di pelle non li butto io. Se al posto del coso punteremo a uno di questo, ma non so se mi bastano 15 frecce. Cos'è? Ah, ci sono quei robi lì che rompono la minchia. Ma dai, non ho trovato un cazzo. Cosa minchia ridi tu della mia sfiga? Vai a cagare. Guarda, si prendono gioco di me. Si prendono gioco di me. Cammino sul tronco, guarda. Mamma mia, fighissima sta roba. Allora, triceratopo, io vorrei provare a prenderti. Il problema è il tuo livello, che tu sei 85, che comunque sei altino. Questo è 145. Se attacco uno di loro due si incazzano entrambi. Quindi vedete, dovrei prendere delle bacche. Ah, mi sa che faccio questo. Intanto qua ho preso un po' di ferro, già che c'ero. Dovrei prendere un po' di bacche. A livello 6? 55. E tu? Ti prego, dimmi che sei a livello alto, che è un volatile. Maria, 85, un maschio, dai, dai. Cazzi, ve lo prendo. Mi torna utile per andare a raccogliere le ceste che cadono, così le posso raggiungere in maniera più rapida. Tu sei una gallina a livello 15. Nessuno ha visto niente. Ritorniamo in base. Quanto sarebbe figo se si ci tagliasse proprio la testa così. Che sono cazzo di sadico io. Vabbè. Ritorniamo a casa. Posiamo il ferro e mi metto a raccoglierla manualmente le bacche. Ah no, che cazzo dico? Io ho preso
Il Moscop, dove minchia è? Questo qui sembra una cazzata, ma ci può aiutare a raccogliere le bacche. Lui ha un bonus incredibile per quanto riguarda la chitina, fiori rari. Lui raccoglie un po' di tutto. Raccoglie un farmer incredibile, sta animale. Poi è fortissimo, ha un mare di danni. Sembra innocuo, ma con questo qui mi ci faccio i due triceratopi, raga. Me li faccio davvero, eh. Ma sei un maschio o una femmina? È una femmina. Eventualmente dobbiamo puntare un maschio, anche perché questo animale ha un altro vantaggio. Il Moscop fa le uova e mi pare, non so se medie o grandi, ma comunque sono uova che ti fanno delle crocchette buone. Eccoci ritornati a casa. Posiamo il ferro. Mamma mia quanto è bella casa mia, piccola ma completa. Guardate quanta fibra. Ed è pure non velocissimo, ma abbiamo raccolto 1200 di fibra in 0,2 secondi. E lui, per quanto meno di un parasauro, comunque le bacche nere le raccoglie. Questo significa che non solo mi abbondo di fibra, ma vado pure a raccogliermi le bacche nere che mi servono per i narcotici. Ok, mi faccio 100 frecce. Posso volendo posare la pietra. E tutte queste belle bacchette che abbiamo qui, apparentemente potremmo buttarle così, ma invece se le mettiamo qui, madonna, è difficilissimo da ammirare sta roba. Se le mettiamo qui, come potete vedere, riusciamo a creare dei semi. Addirittura abbiamo queste semi di piante speciali. Potremmo anche pensare di farci un'armatura in pelle. Ah, in cuoio. Ok. Ok, magari ci facciamo un'armatura così, che è un po' più forte rispetto a quella che abbiamo noi. Ok, le frecce le abbiamo fatte. Ci mettiamo questi. Questi li buttiamo direttamente, raga, sul... Ah! E ci siamo upgradati. Bene, a sto punto che abbiamo il nostro Moscop, che è una bomba, raccogliamo un po' quello che ha lui. E due, perfetto. Adesso serve soltanto della merda in modo da farli crescere. Intanto farmano uova ste robe. Devo raccogliere più dodo per fare le uova. Qua come siamo a carne? 41 di carne. Me li prendo, due carne marce me la porto dietro. Posso anche la metà di questo. Ok, devo andare a bere e possiamo tentare finalmente il nostro cazzo di triceratopo. Comunque un'altra cosa, se in questi primi due episodi parlo piano è perché sto registrando molto tardi, quindi se non ho un tono di voce tipo wow è perché sono le 4:13, sono le 4 di notte e io gioco a Dark come un porco. Sì, cazzo, sì. Allora prendiamo 40 narcotici, ci facciamo 41 qua frecce narcotiche. Io nel frattempo mi incammino verso i triceratopi. Aspetta che qua abbiamo qualcosa di interessante. Speriamo sia un livello alto. Tra l'altro mi ero dimenticato, abbiamo ancora quello lì che si sta addomesticando. Speriamo che è già pronto. Dai, quanto ci sta. Madonna, che livello sei? Vieni verso di me. 140. Mio. Ok raga, questo è un grande traguardo. Aver preso un Optenarodonte livello 140, questo è strafigo. Guardate tra l'altro che colore, rosso. Guarda quanto è figo il colore così. Ok, l'Optero ce l'abbiamo. Ne abbiamo due tra l'altro. Questo è una... Ok, questa è una femmina. Non mi ricordo cos'era quello. Speriamo sia un maschio, così li facciamo accoppiare. Per fare la sella di quello però mi serve la chitina. E la chitina possiamo ottenerla tranquillamente da... Perché cazzo scappa quello Viraptor? Vabbè, sai che scappano da tutti, non è che... Anzi, ti devi preoccupare quando non scappa. Ok, ragazzuoli, siamo vicini, in teoria, al nostro punto base, dove... E tra l'altro, aspetta, per prendere la chitina, posso uccidere le tartarughe. Così vi do anche una dimostrazione di quanto è potente. Guardate, 236 a colpo. Ecco quanto è forte un Moscop. Purtroppo, se lo lasciate in passivo... Il Moscop scappa di norma, non combatte, però come vedete è una bomba. Pensate se riportiamo il danno ancora più in alto. Ah, eccolo dove è il nostro Optero. A che punto è? È un maschio, quindi possiamo farli accoppiare, ma si sta svegliando. Tieni, mangiati queste bacche nere, questo è un modo per aumentarli il livello di incoscienza, vedi? Come vedete la barra del torpore li aumenta. Oh, bello, questo è il coso della mod, solo che non... Possiamo fare cosa? Mi serve delle bole. Perfetto, ci creiamo un po' di bole. Vieni qua, ciccio. Ma buongiorno, tu sei quello livello 135, mi dicono, giusto? 145. Bene, allora, il trucco è uno. Dobbiamo cercare di trovare una pietra dove lui non ci prende e noi sì. Dai, allora, perché lui di qui può salire. Ma se noi facciamo così... Madonna. Sì! Preso! In cassette li ho tolto. Dobbiamo cercare di mirare il busto. E si sono incazzati. Dio fa che lui non salga. Dodo. Ok. Ok. Oddio! Via, 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 via. Ci muoio.
Ci muoio. Se mi prendono è finita. Ok? Ok, non mi stanno inseguendo più. Allora, tutta una questione di posizione. Dobbiamo cercare di trovare un punto tatticamente tattico. Sta lì quel bastardo. Che livello è sto stronzo che lo voglio pure? Che a livello 90, oh, io me lo prendo. Ma sti gran cazzo. Io tipo, guarda, 78 è pure più resistente. Ah no, 236, più resistente un cazzo. Vabbè, questo è un ottero a tutti gli effetti, semplicemente con una forma un po' diversa. Merda, la carne ce l'ha il coso, non c'è un dodo nelle vicinanze. Che il problema è che sono tre, come cazzo li faccio? Tre. Tre di fila non ce la faccio. Dai, devo uccidere lui. Ah, tu sei quello livello 55 di prima. Ma caga. Perfetto, abbiamo la carne. Dove sei tu, piccolo amico peloso? Ah, mi sa che comunque per il triceratopo è ancora presto. Però abbiamo preso ben tre. Uno della mod, quello lì RGB tattico. Ma forse questo qui non è RGB, fammi vedere. Forse questo no, speriamo di no, perché quelli RGB non mi piacciono. Devo soltanto trovare una pietra dove lui non salga. Con un po' di culo posso sperare qui, ma se salgo io... Perché lui no? E invece, forse ci siamo riusciti. Dai. Dai, non girare così. Guarda che giro che sta facendo. Oddio! Sono morto. Oddio. Oddio, se leva tanto. Oddio, se leva tanto. Oddio, c'è... si è pure addomesticato il coso. L'optero... No, se... Ok. Meno male che c'è l'optero davanti ai coglioni. Ma sta scappando? Non ci credo, sta scappando. Oddio, l'abbiamo preso. Ma che livello era? Era quello lì? Ma è il livello 90, è un altro. Però a bordo di questo triceratopo possiamo puntare agli altri. Allora, mentre lui si addomestica, tra l'altro iniziamo già a mettere il peso, così lo teniamo tipo armadio. Perfetto, sì, mentre mi porta un po' di ferro e fa qualcosa di utile nella sua vita. Nel frattempo ci sblocchiamo la sella triceratopo. Pure l'optero. Dobbiamo farci, quindi Tenarodonte. Eccolo qui. Pazienza, non l'abbiamo preso fortissimo il triceratopo, però è pur sempre un triceratopo. Cioè, possiamo fare anche le prime spedizioni. È sempre un carro armato, triceratopo. Ma guarda come mi ha buggato malissimo sto uccello del cazzo. Ok, dobbiamo eliminare sta tartaruga. Madonna. Che ha 300 a colpo. Ma che cazzo è un T-Rex sto mosco? È troppo sbroccato. Ma è proprio il gioco che l'ha fatto così forte. Cioè, non è questione delle mie statistiche. Io ce le ho tutte di default le statistiche. Quindi questo qui, il suo reale danno è che è OP. Oh, casa dolce casa. È un po' che non ti vedo. Cagatina prima di andare a casa, come sempre. Niente, non abbiamo potuto trovare un parasauro. Però abbiamo un triceratopo, che da un certo punto di vista è anche meglio. Adesso dovremmo raccogliere anche più dodo, in modo da fare uova come se non ci fosse un domani. Ok, posteggiamo il mosco per qui. Tu a terra, per favore. Ah, tu hai della chitina intanto. Allora, te ti aumento la velocità, perché devi essere straveloce. Manca della merda. Come siete a uova voi? Non cagate uova. Ho un dodo livello 228 e uno livello 116. E sto bestione qui, che gli aumento sempre il peso, livello 260, mamma mia. Allora, le selle ce le abbiamo. Qui devo mettere carne, fare altri narcotici. Mi serve sdoppiare questa carne un bel po', in modo da fare carne marcia. Mentre qui possiamo iniziare a posare i materiali. Mi serve qualcosa per fare stare buoni. Dammi questi narcotici, glieli facciamo mangiare al... vabbè, la metto a te la sella allora per il momento. Mettiamo un po' il peso, ecco. Immaginavo che non ti muovi perché lui non trasporta un cazzo. Oh, il ferro qua è spawnato, godo. Tu cosa vuoi? Carne cotta pregiata, ma vai a cagare. Ok, io ritornerei dal triceratopo per vedere un pochino a che punto è, ma non prima di aver preso quest'altro ferro, che lo mettiamo subito nel frattempo a smaltire. Comportamento, tu mettiti su passivo, stessa cosa tu, anche se già lo sei. Quello si sta domesticando. Bene, e io perché sono così pesante? Non l'ho capito. Cazzo, solo carne. Aspetta, la sella del parasauro la poso. Finalmente però possiamo volare, raga. Questo è un grande traguardo su Ark quando inizi a volare. Che significa esplorare e avere la possibilità di aprire le ceste lontane. Oh, ma buongiorno. Ma buongiorno, piccolo triceratopo. E poi piccolo. 188 di ferro già lo trasporti. Tieni il peso, sei livello 135. Sei un maschietto, un maschietto. Poi nel frattempo che torniamo a casa, che lui si è placato, vi faccio vedere anche il triceratopo, la sua potenza. Caricate incredibilmente e distruggete ogni forma di popolazione e di flora che ci sia nell'area operativa. Guardate di paglia, raga.
Questo non è un parasauro fortissimo, un triceratopo fortissimo, però. E lui, se non sbaglio, raccoglie bacche e raccoglie anche tante bacche nere. Infatti, come vedete, con pochi cespugli ne abbiamo 100 già. Non so se ne raccoglie più degli altri, onestamente, Però le ho raccolte perché ho paura che questo si svegli. Gliele volevo dare. Ok, però abbiamo preso un triceratopo, signori, e per me è una missione compiuta, guardalo lì. Tutto questo senza regole del gioco OP, senza roba così, quindi bello legit. Tra poco questa carne marcisce, quindi ne abbiamo un bordello. Sarà un materasso molto comodo, ma questo letto funge da punto di rinascita per te e la tua tribù. È un letto così a caso. Grande armadio per il magazzino di oggetti. Questi sono un altro armadio. Una grande libreria per custodire progetti, note e altri piccoli oggetti. Ci sta come roba. Che cazzo è una ghigliottina? Ma funziona sta roba. Aspetta, voglio provare questa roba qui. Mi servono 5 lingotti e della pietra. E della pietra, pietra che abbiamo qui. Perché voglio provare se questa roba qui è un banco da lavoro vero e proprio. Perché sembra un banco da lavoro, bisogna vedere poi se lo è realmente. Tipo, mettiamolo qua. Sì, è un banco da lavoro. E a parer mio è più figo di questo. Quindi, questo lo distruggiamo. Il vantaggio delle mod è che tutte le mod si possono raccogliere e mettere a piacimento. Questo significa... Questo è un bene, onestamente. Una piccola cazzata di Ark, sta roba che non puoi spostare. Posso capire le pareti, ok? Ma un tavolo, fammelo spostare, dai. Questa cosa è un bene perché oltre ad essere estetica come roba, guarda che figo, molto meglio. E poi un domani cambiamo casa, te lo prendi, non te lo ricrei, quindi smonti qui e monti lì. Magari la struttura in sé la lasci, ma alcune cose dove spendi un mare di risorse, per questo conviene fare una roba del genere. Rimettiamo qui le risorse. Ragazzoli, io prima di salutarci vorrei andare in un punto, perché è un punto molto tattico e che ci servirà un casino. Ma buon tonno. Questo punto è molto molto utile. Si trova dopo l'obelisco. Adesso ci andiamo. Si trovano degli scatoloni. Rompendoli possiamo già trovare le prime spade, picche, robe in ferro, balestre di scorta. Così evitiamo di spardare il ferro, anche se su questa mappa non sarà un problema il ferro. Però proprio il ferro no, perché viviamo qua in una zona di ferro. Quindi è io che non lo sto raccogliendo in quantità industriale, ma quando avremo l'anchilo. Perfetto, tolgo la sella a lui per il momento e la metto a te. E tra l'altro hai 6 punti abilità. E adesso vi faccio vedere qual è il posto. Ma prima di andare, devo bere. Dovremmo andare da questa direzione, superato... Mamma mia, guarda che passaggi. Mamma mia, ancora sto pensando nel primo episodio il mega squalo che avevamo visto. Chissà come prendere quello lì. Abbiamo catturato 2 pteranodonti, un triceratopo e l'altro, quello della mod che non sappiamo... No, non gli ho messo il cibo. No, gliel'avevo messo il cibo, sì. Ora qui qua c'è ancora ferro. E qui in teoria si trovano delle scatole. Eccole qui. Queste scatole, una volta che le spacchiamo, guardate qui. 3 asce. Un arco, una spada, uno scudo. Pieno di roba. Siamo troppo pesanti addirittura ora. Sì, perché lo scudo pesa un sacco e non serve a nulla. Io 2 li butto. Però le lance, le frecce, le spade. Guarda di balestre. Cioè, siamo a posto. Vabbè, ritornerò a casa a piedi. Nel frattempo noi ci salutiamo, signori. Quindi io per questo episodio vi saluto qui. E ci vediamo nel prossimo episodio con Ark, dove andremo avanti, andremo ad espanderci e andremo a fare roba. Nel frattempo, adesso che ho l'iptera, vorrei vedere se posso andare a raccogliere qualche risorsa qua e là. Alla prossima. Ciao, belle mie.